Ok, direi che possiamo iniziare. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, siamo al terzo appuntamento del ciclo di incontri nella clinica dello psicologo, organizzato da Psicomunet e Comunet. E per chi non lo sapesse, Comunet è un'associazione mutualistica nata nel territorio torinese da qualche anno, che ha lo scopo, diciamo così, di mettere insieme le persone, creare una comunità in un certo senso che cerca di intercettare e creare delle soluzioni collettive a bisogni e esigenze che tendenzialmente spesso rischiano di rimanere non intercettate o comunque ai margini di quella che può essere l'azione politica o comunque la dinamica di una città o di una realtà urbana. All'interno di questa associazione, che è di fatto un contenitore in cui contenitore sempre in fermento, ci sono diversi sportelli, tra cui l'anno scorso, durante la pandemia, è nato Psicomunet, che è un gruppo eterogeneo di psicologi e psicoterapeuti, mossi dal desiderio di provare a rendere la salute mentale un diritto accessibile a tutti. Abbiamo pensato a questo ciclo di incontri di carattere, diciamo così, divulgativo, ma al tempo stesso, diciamo così, condotto con ospiti professionisti del settore per avviare un discorso su delle tematiche tipiche della psicologia e della psicopatologia, che potremmo definire come come dire, all'interno di un grande contenitore, quello della psicologia, uno degli elementi presenti all'interno, nello specifico della psicologia clinica e quindi la psicopatologia, e proviamo a sviscerarla con degli ospiti. Oggi di fatto, potremmo dire così, entriamo ancora più del vivo della clinica, vediamo in un certo senso i professionisti all'opera con gli strumenti della clinica, perché il primo incontro è stato più di carattere introduttivo, il sintomo, il secondo abbiamo un po', declinato il dispositivo psicoterapia, in diversi aspetti, sul versante, diciamo così, di un possibile strumento di liberazione, dall'altro a volte come effetto collaterale può anche trasformarsi in uno strumento di oppressione. Oggi inizieremo a parlare di uno dei due quadri clinici che abbiamo scelto per questa seconda parte del ciclo di incontri. Parleremo dei disturbi dell'alimentazione e abbiamo come ospite il dottor Angelo Villa, che è uno psicanalista e docente della scuola di specializzazione IRPA, che lavora e ha lavorato per tanto tempo sia in contesti istituzionali che in contesti privati. Invito tutti, diciamo così, i partecipanti, sia su Facebook sia qui su Zoom, a non essere timidi, eventualmente fare domande, interventi, esprimere dubbi e quant'altro alla fine dell'intervento del dottor Villa, così da poter aprire anche quello che potrebbe essere, ci auspichiamo, un dibattito, comunque un'interazione orizzontale fra tutti noi che stiamo partecipando. Quindi grazie ancora, dottor Villa, per aver partecipato e passo la parola. Buonasera, grazie a Comunet e grazie a Luca, insomma, per questo invito. Il tema, come dire, è molto grosso e molto importante. Io poi, non, come dicevo anche prima Luca, non è che mi sento particolarmente a mio agio in questa modalità, anche se capita di fare, come dire, lezioni, interventi in questo modo. Per cui io cercherò di dire qualche cosa, insomma, no, attorno a questo tema dei, come dire, dei cosiddetti disturbi alimentari. Allora, inizierò in questo modo. Inizierò con una poesia. Leggerò una poesia. Tranquilli, non è una poesia mia. Poesia, poi dirò di chi. Il titolo è Primo ricordo, è molto breve. Molto di una donna. Molto tempo fa sono stata ferita. Sono vissuta per vendicarmi contro mio padre, non per quello che era, per quello che ero io, fin dai primi tempi, da bambina. Pensavo che il dolore volesse dire che non era amato, che non ero amata. Voleva dire che amavo. La poetessa si chiama Louise Gluck,
tratto dal testo Ararat, è la poetessa che ha acquistato assegnato il premio Nobel quest'anno. Ed è una donna che ha vissuto problemi di anoressia. E mi colpiva molto questa poesia che è centrata tutto al tema, attorno al tema dell'amore, e in particolar modo verrebbe da dire in questa poesia dell'amore rispetto al padre, insomma, e delle difficoltà che si collocano, no? Attorno a questo punto. No? Il finale dice per l'appunto: il mio dolore voleva dire che non ero amata. Invece voleva dire chi amavo. Dunque c'è questa sorta di sovrapposizione tra il non essere amata e l'amare, no? Dove in qualche modo il tema dell'amore si associa a questo tema del dolore. Allora, tengo in esergo questa poesia rispetto alle cose che vorrei dire. Allora, si diceva di disturbi alimentari. Disturbi alimentari sono disturbi che toccano, come evidentemente, la questione del corpo. Allora, il problema relativo al modo in cui la psicanalisi affronta questa problematica è attorno al lavoro che fa, in qualche modo, per andare dal corpo a qualcosa che non è dell'ordine del corpo. Allora, il fatto che tutto questo si manifesti nel corpo dà un indice particolare rispetto alla problematica del soggetto, poiché in fondo, se vogliamo, il corpo è il luogo, come dire, ultimo del soggetto, insomma. Il punto estremo, insomma, il punto irrinunciabile, no? Attorno al quale si costruisce o si presentifica la problematica di un individuo. Dico questo perché il corpo non è esattamente lo psichico. Allora, quando parliamo di anoressia o quando parliamo di bulimia, parliamo di qualcuno che non mangia, o che mangia, o che, diciamola così, o che mangia troppo. Dunque non parliamo non parliamo di qualcuno che non vorrebbe mangiare, o di qualcuno che vorrebbe mangiare di più, ma parliamo di qualcuno che queste problematiche non le vive direttamente a livello del corpo. Luca all'inizio parlava di clinica. Allora, il termine clinica deriva dal greco kliné, che vuol dire letto. Dunque chi sta a letto? Dunque chi sta a letto perché è ammalato. E allora la clinica dei disturbi legati al corpo, quindi la clinica in qualche modo dell'anoressia o della bulimia, sono cliniche che riguardano direttamente questo rapporto che il soggetto intrattiene con il cibo e che proprio nella misura in cui, come dire, ha come orizzonte ultimo e come orizzonte dei più radicali il corpo in quanto tale, e poi chiama in causa anche una clinica estremamente concreta, estremamente diretta, insomma, no? Molte volte anche una clinica medica, nella misura in cui qualcosa non si produce, non si articola a un livello simbolico o psichico del soggetto, ma finisce direttamente all'interno del corpo in quanto tale. Quindi dire che arriva a livello del corpo vuol dire che qualcosa di una presa, di un'articolazione più simbolica e più articolata da parte del soggetto, come dire, malfunziona. Allora, vorrei fare due osservazioni sostanzialmente introduttive a questo tema, che riguardano due distinzioni che a mio avviso diventa importante porre. Allora, le farei attorno a quello che mi sembra un passaggio in particolare, dove si può cogliere il manifestarsi di questa problematica, che è quello, il passaggio che va in qualche modo dall'infanzia o dalla preadolescenza all'entrata nell'adolescenza e nella giovinezza. Poi si potrebbe fare, ma questo è un capitolo più a parte, qualcosa dell'anoressia relativamente al campo dell'infantile, ma sono situazioni più limitate, o anche della bulimia o dell'obesità rispetto anche qui al campo dell'infantile. Ma io terrei, come dire, la barra soprattutto su questa fase di passaggio.
fase di passaggio come dire, dalla preadolescenza all'adolescenza, alla giovinezza, dove in qualche modo il soggetto è chiamato a entrare in scena. Vale a dire. Che cosa vuol dire che è chiamato a entrare in scena? Vuol dire che è chiamato concretamente a separarsi da qualcosa di quel mondo, di quella realtà che lo teneva, come dire, incollato all'ordine dell'infanzia. Allora, c'è tutta una letteratura che soprattutto nell'Ottocento è fiorita attorno a questo momento di passaggio, che tratta dei cosiddetti romanzi di formazione. I romanzi di formazione che cosa mettevano in scena? Mettevano in scena la traversata che il soggetto faceva, no? Il consumare dei fantasmi, del tipo di godimento legato all'infanzia per entrare nel mondo adulto. C'era questa traversata. Ecco, da questo punto di vista le anoressia e bulimia si collocano come delle impasse in rapporto a questa traversata. Il punto in qualche modo di inciampo in questo momento di attraversamento. Allora, questo mi sembra importante e nucleare rispetto a, dicevo, due punti in particolare. Il primo è un punto che, come dire, che fa da spia, insomma, della questione sintomatica, relativo al passaggio di quello che potremmo dire, dall'amore al sesso. L'amore, in quanto tale, è qualcosa che, nella sua declinazione più ampia, chiama in causa tutti i soggetti, insomma, no? Vale a dire il fatto di volere, di volere in qualche modo essere amati, insomma. In quanto tale non ha una connotazione specificatamente sessuale o individualizzata. Il rapporto con la sessualità chiama in causa qualcosa invece di molto più preciso. Vale a dire, chiama in causa il rapporto del soggetto con la propria sessualità, con il proprio corpo, nell'incontro, che è un incontro solitario del soggetto con qualcun altro. Allora, tutto questo non è un percorso che in qualche modo va da sé, insomma, no? Ma quelli che sono i sintomi legati in qualche modo al corpo, come in questo caso l'anoressia e la bulimia, è qualcosa che in qualche modo è come se ponesse una sorta di via d'uscita, in qualche maniera regressiva. Regressiva intendo dire qualcosa che posta una sorta di, come dire, ritorno a qualcosa dell'ordine dell'infantile nel momento in cui il soggetto, come dire, è chiamato a entrare nella scena adulta e misurarsi con un'economia di soddisfazione propria che tocca al suo essere, come dire, adulto e lo stare, l'abitare. La seconda questione che vorrei porre è come centrale rispetto, come dire, alla un'inquadratura dell'intero problema è che da un certo punto di vista, a mio avviso, sia l'anoressia sia la bulimia rappresentano in qualche modo una sorta di punto di fraintendimento. Mi verrebbe da dire una sorta di fraintendimento, per usare un termine filosofico ontologico, rispetto al registro della vera e al registro dell'essere. In che senso? Nel senso che da un certo punto di vista entrambe, adesso dirò come, no? È come se rappresentassero una sorta di, dicevo, di fraintendimento, dove si chiama in causa qualcosa dell'avere come risposta al problema dell'essere. Intendo dire, faccio due esempi molto banali. Da un lato il problema dell'anoressia dell'immagine, per esempio. Come se, per esempio, la questione dell'avere una certa immagine assicurasse, per esempio, la questione del, che ne so, per esempio, dell'essere donna, no? Il problema dell'avere come via di risoluzione all'essere, salvo poi scoprire, come capita spesso nei casi di anoressia grave, che il fatto di raggiungere una certa immagine, quella, non lo so, della, che ne so, della modella, per esempio, non porta al fatto di raggiungere una stabilizzazione a livello dell'essere, ma l'immagine non basta mai. E dunque il problema del non mangiare, del non nutrirsi, eccetera, non, diventa una sorta di china che non si ferma, perché non trova un punto di fissazione, perché il punto di fissazione non può essere dato dall'immagine.
Dal tuo canto, sul versante opposto, il problema della bulimia e il problema dell'avere del cibo. Allora, anche qui, di che cosa poi ha fame il soggetto bulimico? La fame del soggetto bulimico è qualcosa che ti spinge ben oltre la dimensione del bisogno. Dunque, è come se mangiasse qualcosa che non è semplicemente dell'odio del cibo, ma è qualcosa d'altro di cui il soggetto stesso non riesce nemmeno bene a dare una spiegazione, perché è come se il cibo poi rispondesse a vari momenti, agli stati d'ansia, ai momenti in cui il soggetto è in crisi. Dunque il cibo ha una valenza che lo trascende. O al fatto di qualcosa che, per esempio, non so, di dolce che serve in qualche modo al soggetto per potersi riempirsi, ma è come se in qualche modo la dolcezza, che è qualcosa dell'ordine delle relazioni, che è qualcosa dell'ordine dello scambio con l'altro, venisse a trovarsi, come dire, a precipitare dall'altro in un oggetto concreto, il quale poi, esattamente come rovesciato per l'anoressia, non basta mai. Dunque, abbiamo qualcosa che si pone, quindi dicevo prima, dal lato dell'avere, no? L'immagine o il cibo che nel caso della bulimia va oltre l'immagine in qualche modo, perché, come dire, è come qualcosa che si trascina ben oltre la cura dell'immagine o l'attenzione all'immagine dell'anoressico. Dunque, è qualcosa che viene chiamato per supplire. Allora, però, dicevo, qualcosa che è dell'ordine del corpo, e dunque il fatto che qualcosa si manifesta con questa forza a livello del corpo testimonia di qualcosa, di una presa, insomma, no? Che in qualche maniera è mancata a livello di una determinazione, di un'iscrizione più simbolica del soggetto. Allora, la distinzione tra bulimia e anoressia, in alcuni casi, da un punto di vista clinico, può anche apparire secondaria, perché taluni soggetti possono passare dal momento sostanzialmente, come dire, anoressico a un momento bulimico. Tanto, come dire, è forte questa sorta di fame, di fame che abita il soggetto. Ora, io credo tuttavia che al fondo esistano due stili di cui provo a dirne qualcosa rispetto all'anoressia e alla bulimia. Poi bisognerebbe tener conto di un elemento non secondario che io non tratto, ma che posso magari riprendere se ci saranno delle questioni, delle domande, vale dire la questione diagnostica. Perché noi parliamo in effetti di bulimia e di anoressia, di disturbi del comportamento alimentare, ma parliamo per l'appunto di comportamenti. Dunque, il comportamento non dice di per sé qualcosa in maniera esclusiva della modalità di funzionamento proprio del soggetto, cioè di quella che possiamo dire la sua struttura, che diventa un elemento fondamentale nell'approccio rispetto alla cura. Un altro elemento fondamentale, a mio avviso, da considerare rispetto a questo, in particolar modo rispetto al fenomeno anoressico, possiamo dire che il fenomeno anoressico, non so, una ventina d'anni fa, ha avuto un boom estremamente forte. Vale dire, il fenomeno anoressico si veniva a configurare come una sorta di fenomeno sociale, di sintomo sociale. Allora, nella storia dell'anoressia, per esempio, nel Medioevo erano essenzialmente, come dire, le mistiche, o per giungere a tempi più moderni, mi viene in mente una grande pensatrice francese, di cui raccomando caldamente la lettura, che è Simone Weil, la quale ha sviluppato una forte anoressia. Personaggio, come dire, molto importante, anche estremamente impegnato anche politicamente, insomma, no? Leggere i testi di Simone Weil è molto, come dire,
credo che sia uno stimolo molto, molto importante. Allora, a parte, come dire, a parte Simone Weil, quello che mi viene da dire negli anni 20, 20, 30 anni fa è diventato una sorta di sintomo sociale molto diffuso. Adesso mi sembra meno, insomma, sono diffusi altri sintomi sociali che hanno questa duplice caratteristica di avere come riferimento costantemente il corpo e di avere come riferimento la scena sociale. Scena sociale vuol dire che in qualche modo uno, il proprio sintomo, vale dire il proprio modo per dire il proprio disagio, nella misura in cui non riesce a esprimerlo attraverso qualcosa di personale, cioè legato in qualche maniera alla dinamica familiare, lo va a reperire in qualche modo sulla scena sociale, come se lo prendesse a prestito, come facesse il sintomo sociale una sorta di portavoce nel suo, come dire, malessere individuale. Dico due parole sull'anoressia e due parole sulla bulimia. Se vogliamo, come dire, esasperare in qualche modo una sorta di contrapposizione tra l'anoressia e la bulimia, possiamo prendere qualche riferimento in particolare per isolarle. Diciamo che l'anoressia ha un suo punto di forza nel riferimento a un elemento importante, che è l'ideale. La clinica dell'anoressia si presenta sotto molti aspetti come una clinica dell'ideale. Cosa vuol dire l'ideale? L'ideale vuol dire il punto attorno al quale si ancora, diciamo, molte volte lo stare in piedi, l'esserci del soggetto in quanto tale. La stessa Simone Weil, per altri aspetti, ne è un esempio. L'ideale vuol dire qualcosa di estremamente, come dire, forte, il quale implica di per sé, da un lato, una sorta di riferimento mitico, ma anche mistico per alcuni aspetti, alla perfezione, cioè all'idea in qualche modo di non essere mancanti. Questo perché, attenzione, l'ideale non è il desiderio e non va confuso col desiderio. Il desiderio in qualche modo ha una sua utilità. Desiderio sa che per arrivare a un certo punto bisogna fare dei passaggi, delle mediazioni, ci sono dei fallimenti, ci sono delle cadute. Dunque, il desiderio è una messa alla prova di qualcosa che è dell'ordine della mancanza. Dico questo perché l'ideale di per sé implica qualcosa di molto anche duro con se stesso, no? Implica come dire, una trama in qualche modo superegoica, no? In cui il soggetto non può essere mancante. E perché non può essere mancante? Questo lo si vede per esempio molto bene in molte anoressie femminili, perché essere mancante vuol dire in qualche modo passare attraverso l'altro. Dunque, far entrare l'altro. E su questo poi dirò qualcosa. Allora, nella misura in cui l'ideale custodisce questo riferimento alla perfezione, allora tiene, per esempio, penso a alcune anoressiche che io ho seguito, che erano bravissime a scuola, avevano una media estremamente alta, erano molto studiose. Ma è chiaro che il riferimento all'ideale, nella misura in cui entra in gioco un rimando, come dire, alla sessualità, non tiene, perché, come dire, l'ideale alla fine è rigido, costringe a fissarsi su qualcosa che è dell'ordine dell'immagine, per l'appunto. E l'incontro con la sessualità è sempre traumatico, non è mai quello che uno si era messo in testa. E dunque chiama in causa il partecipare a quello che una psicanalista francese chiamava il gioco del desiderio. Allora, da questo punto di vista, l'ideale paralizza, non permette, come dire, al soggetto di muoversi in quanto tale. E allora, e soprattutto non permette di fare i conti con l'angoscia che l'incontro con l'altro può causare. Allora, da questo punto di vista, l'ideale non permette una grande manovra,
perché sostanzialmente suppone che ciascuno debba o stia al proprio posto, insomma. Allora, il problema dell'anoressia è che cosa ripristina in alcune persone, soprattutto a donne, mentre il problema della bulimia mi sembra più essere presenti anche rispetto agli uomini, non trovo questa grossa, come dire, differenza o diffidenza in qualche modo sessuale. L'anoressia, tranne alcune situazioni, è prevalentemente qualcosa che è dell'ordine femminile. Allora, che cosa volevo dirmi in mente? Il fatto che molte volte poi il soggetto anoressico, per esempio, mette in atto una pratica che, quando non è quella del rifiuto del cibo, e che quindi riporta il soggetto a una situazione sostanzialmente dell'ordine, come dire, infantile, e quindi ritorna ancora alla questione sostanzialmente della pappa, dell'essere in qualche modo nutrita dall'altro. L'idea dell'anoressia pone l'idea del controllo, che il soggetto ha su di sé. Mi viene in mente una signora che conosco che, quando mangia troppo, quindi mangia troppo secondo i propri parametri, va in bagno e vomita. Dunque, sostanzialmente, ripristina quell'equilibrio uguale controllo, dove il soggetto ha la padronanza di se stesso. Il soggetto ha la padronanza di se stesso, e dunque tutti i conti tornano sotto quell'insegna che dicevo, padronanza, controllo ideale. E dunque quello che viene espulso è l'idea che qualcosa di esterno possa entrare dentro di sé. Allora, perché avevo iniziato con questa poesia della Glick? Questa poesia della Glick metteva l'accento su quello che si ritrova molte volte nell'anoressia, e cioè quello che mi verrebbe da dire il silenzio del padre. Il fatto che, come dire, la donna non abbia avuto qualcosa di una parola, di una dimensione, non della differenza, ma dell'alterità, perché l'alterità e la differenza sono la stessa cosa, di una parola da parte di un altro, che l'abbia, come dire, introdotta, come dicevo prima, al gioco del desiderio. Dunque, abbiamo nella figura del. Non so se la figura classica, insomma, dell'anoressia, questa sorta di duplicità, che la ritroviamo diciamo, in Simone Weil, ma non solo. Visto che parliamo a Torino, siamo a Torino, giusto? Poi faccio un riferimento che mi viene rispetto a Torino. Dico questo perché Simone Weil ne parla anche Quinault in un romanzo che è Fioribù. Era una molto, come dire, molto fragile, ma anche molto dura. E anche, come dire, il riferimento all'ideale in questa deriva super egoica è anche una deriva molto, come dire, di fragilità da un lato, nell'incontro con l'altro, ma di estrema durezza e di autosufficienza dall'altro. Faccio questo riferimento torinese. Una figura che non è esattamente di Torino, ma che ha passato a Torino degli anni importanti della sua formazione politica, che è Antonio Gramsci, dove lì fondò Ordine Nuovo, entrò nel Partito Comunista, eccetera. Quando Gramsci si reca
si reca a Mosca, viene a ricoverare in una crisi molto depressiva, insomma, una crisi, diciamo, psicofisica, viene ricoverato in questa clinica dove andavano i capi del Partito Comunista vicino a Mosca, dove conosce quella che è la prima, dopo la fidanzata torinese, che adesso mi viene in mente il nome, ma poi mi verrà in mente dopo, conosce questa Eugenia, che è la prima delle tre sorelle Schutz che si occuperanno di lui, e che è una donna anoressica. Allora, anoressica e questa faceva prima la... Era la segretaria della segretaria di Lenin, no, della compagna di Lenin, ed era una che prima organizzava i fucilieri, dunque una che sparava, insomma, non era certo una fragile, ma una tostissima, no? A un certo punto a questa crisi che le venga questa paralisi alle gambe e non mangia più. E non mangia più e Gramsci e racconta di come lì che imbocca questo genio. Dopodiché questo genio passerà questa paralisi alle gambe, starà 3 anni presso questa clinica e poi riprenderà a camminare e intervenire nella vita di Gramsci. Chiusa la parentesi. Allora, dico questo per dire che comunque la questione che l'anoressia pone è poi una questione che rimette in gioco il tema dell'amore nel suo, come dire, annodamento con la questione sessuale. Dunque, il problema non è il cibo, ma è la logica della domanda e delle richieste del soggetto che prendono, come dire, spunto attorno alla questione del cibo. Dunque, il problema del cibo riporta in campo la questione dell'amore e quindi di cosa vuol dire essere amata, non più dove l'amore si incolla alla questione del desiderio, dell'ideale, ma di come il problema dell'amore chiama in gioco per l'appunto la dialettica con l'adulta, con gli altri. Viene in mente un'interpretazione che fa una psicanalista a una bambina molto piccola in un trattamento analitico, bambina di 1 anno e mezzo, in cui lei dice: imparando ad amare si impara ad amare la vita, ad amare il mondo. Ecco, imparando a mangiare, pardon. Si impara ad amare la vita, ad stare al mondo. Dunque, la questione radicale che pone, come dire, che pone il problema dell'anoressia è il problema dell'amore, di quindi che cosa vuole l'altro e di come il tema dell'ideale può servire a mettere in gioco un'ottica, come dire, performativa, ma introduce, come si misura con uno scacco nel momento in cui ha a che fare con l'altro. Apro anche qui una piccola parentesi che mi viene in mente, vado un po' per associazione. Avevo detto prima come l'anoressia ha espresso soprattutto un po' di anni fa, si è diventata la forma attraverso la quale si manifesta una sorta di sintomo sociale. E mi veniva da mettere in relazione tutto questo con la problematica sessuale e con la problematica dell'incontro a tutti gli effetti con l'altro e di come la sessualità chiama in causa qualcosa che non è puramente immaginario, vale dire fantasmatizzato, ma chiama in causa qualcosa di crudo, di reale, no? Il rapporto con il proprio corpo, insomma, no? Per cui mi viene in mente delle cose che si dicevano
tempo fa, quando appunto c'era questo boom dell'anoressia, era come le foto di talune modelle che potevano poi apparire, come dire, attraenti, vestite, quando si mostravano nude, avevano un corpo che era un corpo, come dire, letteralmente angosciante, tanto era magro, scarnificato. Quindi era qualcosa che era ben lontano dal supportare, come dire, narcisisticamente il soggetto a questo livello. No, dico questo perché l'associazione che mi viene in mente era quello che si ritrova, per esempio, nella clinica anche nella clinica freudiana, quindi per esempio negli studi sull'isteria di Freud e Breuer, relativamente, come dire, alla presenza, per esempio, di qualcosa che riguarda la figura degli animali. Gli ragni, il Chain, Anna O, lei sviene quando vede per esempio il cane che beve da un bicchiere di una donna. Dunque, dove compare qualcosa dell'animale nel senso del reale più crudo, no? E quindi del reale di qualcosa che è insopportabile. E allora, come dire, Anna O sviene di fronte a questo spettacolo per lei volgare e irritante, dove viene messo in scena, dove viene presentificato qualcosa di un troppo di un reale insopportabile. Ecco, mi veniva da pensare a questa dimensione, come dire, dell'animale, perché oggi, insomma, sono la cosa un po' diversa forse da questo punto di vista, con quello che accade con la clinica dell'anoressia. Vale dire il fatto che si presentifichi qualcosa di troppo forte, di qualcosa che il soggetto non riesce, come dire, a padroneggiare. La bulimia risponde su un versante diverso, tendenzialmente. Allora, avevo fatto questo riferimento anche a Gramsci perché è una cosa che colpiva in questa storia di questo Eugenio è che praticamente Eugenio faceva diventare matta tutti i medici della clinica. Perché tutti i medici della clinica sostanzialmente si interrogavano su che cosa volesse. Allora, da questo punto di vista, la strategia, se così possiamo dire, della condotta alimentare nell'anoressia rispetto alla bulimia è un po' diversa. Perché l'anoressia spinge l'altro ad interrogarla. A dire ma che cosa c'ha, che cosa non è, che cosa vuole, cosa non vuole, mangia un po', non ho fatto il pranzetto che andava bene. Spinge in qualche modo l'altro a interrogarsi rispetto alla condotta dell'anoressia. La condotta bulimica invece va in una direzione un po' opposta. Tendenzialmente non è qualcosa che interroga, se non quando arriva ad un certo limite. Perché trova una sorta di sua rispondenza in sé o attraverso uno spostamento in sé attraverso il cibo. Si dice tizio è un mangione, è una buona forchetta, cioè si trova in qualche modo una collocazione rispetto a questo. O attraverso uno spostamento. Cosa vuol dire uno spostamento? Vuol dire che, come diceva buon'anima di Freud, l'oggetto della pulsione è intercambiabile. E quindi, nella misura in cui è intercambiabile, può sostituire il cibo degli altri oggetti, degli oggetti con cui il soggetto si rapporta in maniera bulimica come con il cibo. D'altronde lo si dice molte volte, tizio ha divorato il libro. Se il libro l'ha divorato, vuol dire che non ha prestato molta attenzione a quello che stava scritto sul libro, ma l'ha divorato nel senso bulimico del termine. È come se lo fosse mangiato, in qualche modo. No, da questo punto di vista credo che sia interessante porre due riferimenti che sono strettamente collegati fra di loro, che possiamo porre alla logica dell'ideale, perché nella logica bulimica in genere l'ideale non è molto forte. Dato che siamo in vena di poeti, citerei un grande poeta italiano, dopo Dante, sicuramente il più grande, cioè Leopardi. Leopardi scrive una cosa nello Zibaldone, scrive una frase famosa, insomma, che dice:
I bambini nel nulla vedono il tutto. Gli adulti nel tutto vedono il nulla. Allora, c'è qualcosa di molto particolare attorno a questa cosa, no? E cioè, che è molto tipica un po' della logica bulimica anoressica, che è la contrapposizione tra il tutto e il nulla. Contrapposizione che oscilla sempre un po' tra l'ordine immaginario e l'ordine reale, dove il tutto e il nulla non è la logica del desiderio, la logica del desiderio è la logica della parzialità, non è del tutto o del nulla. Ma comunque, torniamo alla bulimia. Dicevo, ci sono due elementi che diventano, due tratti anche da un punto di vista fenomenologici, che diventano interessanti. E che uno è il tratto della noia. La noia, che è un tratto anche molto che si ritrova in molta clinica o insoddisfazione contemporanea, no? La noia vuol dire che nessun oggetto va bene. Non va bene questa cosa, non va bene quel lavoro, non va bene quella relazione, non va bene, ma annoio, no? Dunque, la noia introduce uno spostamento particolare, cioè l'idea che sia l'oggetto a colmare il soggetto, mentre in realtà non è così. Come diceva Lucy, quella dei Peanuts, bellezza è negli occhi di chi guarda, vale dire lo sguardo che rende ragione dell'oggetto. Non è l'oggetto in sé, c'è quello che c'è, gli oggetti sono quelli. Quando io ho lavorato nelle istituzioni in Brianza per una vita, come alcuni falegnami parlano dei mobili, a me che dei mobili francamente non mi interessa, ti fanno innamorare, ma è come ne parlano loro che vedono in quel pezzo di legno qualcosa di particolare. Gli altri vedono solo quella roba lì, vedono solo l'oggetto nudo e crudo, ma è lo sguardo dunque la posizione soggettiva dell'individuo che trasforma l'oggetto. Altrimenti l'oggetto, questo lo si vede già a partire dall'educazione, dalla clinica infantile, l'oggetto non basta mai. Tant'è vero che Lacan fa quella formula dell'amore che dice amare, dare quello che non si ha, che è l'opposto della logica consumistica, perché la logica consumistica è dare quello che si ha. Allora, il problema della noia è che quindi che non c'è l'oggetto che può soddisfare, ma l'oggetto che può soddisfare il soggetto non c'è. È un problema strutturale, non è un problema contingente. Non è il fatto che quell'oggetto lì che non va bene, è il soggetto che è in una posizione bulimica, cioè dunque è come se fosse una bocca aperta, una sorta di vampiro che manda giù, e che quindi dopo un po' non va bene. Allora lo brucia, lo consuma, alcune volte la logica è anche abbastanza ripetitiva, c'è una logica della famelica all'inizio, dopo un po' basta. Come dire, l'innamoramento e poi la caduta. E allora si riparte. Ma si riparte e si rifà lo stesso giro. Allora qui vengo l'altro elemento che si accoppia con la noia, che è il problema della depressione. Io credo che ci sia un rapporto tra la bulimia e la depressione. Un rapporto misconosciuto, perché nell'immaginario quella, la persona un po' obesa, non si sa bene perché, la si prende per uno allegro, per uno così divertente, invece no. Invece no, invece non è così. Perché in fondo, nella misura in cui il soggetto riduce la questione a qualcosa che è dell'ordine del cibo, è lui stesso che è ridotto a una bocca. Dunque, che cosa mangia?
mangia qualcosa dell'essere che non gli è stato dato. Mangia qualcosa che non è dell'olio del cibo. È per questo che non basta mai. Non basta mai perché il riconoscimento chiama in causa un altro ordine di questioni. E quindi questo rimanda a qualcosa che il soggetto non ha avuto, a qualcosa che il soggetto non ha, come dire, recepito da parte dell'altro. Io, tra le altre cose che faccio, sono direttore scientifico in una comunità per tossicomani, alcolisti, eccetera. L'importante è buttar giù. Allora, da un lato dell'anoressia c'è il problema che non deve entrare qualcosa che sfugge al mio controllo. Da questo lato abbiamo butto giù, non importa cosa. Va bene, come dire, l'eroina, ma va bene forse anche la bottiglia di vino che costa 50 euro, ma va bene anche il tavernello. Dunque, come dire, l'importante o le questioni che sorgono epiche attorno alla battaglia sul numero delle sigarette. Dunque, ma molte volte la sigaretta non è nemmeno gustata, è qualcosa che risponde a un imperativo. Dunque, qualcosa dove il soggetto ritrova una mancanza di iscrizione che lo riporta a qualcosa dell'ordine del corpo. E dunque all'essere corpo. E dunque a qualcosa dove c'è una sorta di difetto nella sua iscrizione sostanzialmente narcisistica, no? Nel tenersi in piedi. E quindi nella sua, come dire, identificazione originaria. Nell'orgoglio di esserci, di stare nel mondo. E allora, dunque, tutto questo riprende una logica che, come dire, è diversa, è meno, molte volte meno articolata di quella dell'anoressia, direi anche meno rigida, perché comunque nella misura in cui è famelica non va molto per il sottile. Io non so, mi sono quasi le 8, mi fermerei qui, insomma, non so, è un po' queste, so se posso anche andare avanti, ditemi voi, insomma, ecco. Quindi sono queste due logiche, a mio avviso, che riprendono questi due punti di mancata presa della simbolizzazione, ma la simbolizzazione è la figlia di una relazione. Dunque qualcosa che non è passato nella relazione tra la persona, il soggetto e i suoi familiari. Non so se è chiaro. Dunque, il discorso della cura è il discorso di come permettere di ricostruire qualcosa di questa questione nel soggetto perché lui se ne faccia qualcosa. Lavoro che non prescinde dalla questione diagnostica. Per esempio, e qui mi fermo, molte volte un lavoro di questo tipo è un lavoro che chiama in causa una dimensione, per esempio, gruppale. Per esempio, il lavoro che facciamo in comunità è un lavoro il più delle volte che si fa in gruppo. E quindi in gruppo, il che significa che la chiamata soggettiva nell'individuo è difficoltosa da sostenere. E allora, proprio perché c'è qualcosa che ha mal funzionato, diciamola così, insomma, all'origine del soggetto, il soggetto può ricostruire qualcosa di questo genere, magari attraverso il gruppo, cioè vale dire attraverso qualcuno che parli di un'esperienza come la propria, quel soggetto può identificarsi e tramite l'altro costruire qualcosa di una problematica più soggettiva, più personale, con cui magari accedere a una cura più personalizzata.
Allora, ringraziamo il dottor Angelo Villa per il suo intervento. Se ci sono domande, perplessità, dubbi, questo è il momento, insomma, per farvi avanti. Se non ci dovessero essere domande, io ne avrei pronte un paio da proporre. Quindi, se c'è qualcuno, può tranquillamente accendere il microfono ed eventualmente anche la videocamera e fare domande. Sì, io avrei una domanda. Magari si fa vedere così è meno paranoico per me. Sì, eccomi. Salve, Grazie. buonasera, dottore. Volevo chiederle se c'è, perché c'è una maggiore incidenza di questi disturbi del comportamento alimentare nelle donne piuttosto che negli uomini? Ma è una risposta mia, eh? Certo, Rispetto sì. a... No, no, nel senso, no, nel senso che non è... Perché secondo me nel cibo il bambino, inteso come maschio, trova un punto di maggiore soddisfazione e di godimento nel rapporto con la madre. Io noto questa è una cosa che è legata all'esperienza più abitudinale, non clinica. E notare come per esempio lo sviluppo del linguaggio è molto più precoce, molto più sviluppato nelle bambine. La bambina, come dire, si accontenta meno del mangiare, domanda subito qualcosa d'altro. Non a caso in genere sono più svegli dei maschi, nel senso che come dire, il maschio accetta di più, aderisce di più a questa sorta di godimento che gli offre l'anima. E quindi si lascia molto più, come dire, catturare all'interno di questa dimensione. Lui è contento se la mangia, se mangia, la mamma è contenta se lui mangia, e dunque tutto questo. La bambina entra molto, molto prima in una dimensione reattiva. E in fondo, a mio parere, la questione dell'ideale è già una forma di separazione. E dire io mi costruisco qualcosa di mio. Io sono la più brava, ma lo vedo anche rispetto delle coppie di genitori che hanno maschio e femmina, la bambina impara prima a leggere, a scrivere, quell'altro più. Dunque c'è qualcosa di quel genere lì che a mio avviso sta un po' alla base di questa modalità. Non a caso le mistiche, ma come dire, caldamente suggerisco di leggere Simone Weil. Parlo, cioè, per esempio, se uno legge Simone Weil, vede costantemente quanto ritorna nei suoi scritti la parola pane. La parola pane, ma lei non mangia. Dunque, lei si nutre della parola pane, di come questa parola pane la riscrive in tutta la tradizione. Però non è il cibo. Mentre il bambino talvolta lo si sente dire anche dalle madri, ma quando mi ha dato soddisfazione, mi ha dato soddisfazione perché ha pappato tutto. Mentre invece la bambina pone tendenzialmente una distanza. Questo è quello che so dire. Di più non mettere un punto interrogativo. La ringrazio. Ma io coglierei l'occasione per chiedere, più che fare domande, fare una considerazione a cui spero possa darci un approfondimento. Dunque, la prima è la seguente. Di fatto lei ha introdotto, no, i disturbi dell'alimentazione come qualcosa che è, diciamo così, da titolo, chiamano in causa l'alimentazione, dunque il corpo, che è, come dire, no? Mangiamo con la bocca, ingeriamo cibo, e poi hanno a che fare dal punto di vista anche di ciò che si vede, quindi dall'apparenza, con, se vogliamo, un polo in eccesso, quindi o un ingrassare e uno in negativo, un dimagrire.
quindi aveva a che fare col corpo, però di fatto lei ci ha offerto un punto di vista che va al di là del corpo, no? Cioè partire dal corpo, però per rimandare ad un'altra dimensione che ha più uno statuto di, diciamo così, aspetto relazionale. E infine, oltre a, ancora una volta al relazionale, qualcosa che poi si fissa nella sessualità. Però mi viene da pensare, facendo questo percorso, qui diciamo così, il cibo, il corpo rimanda alla relazione, la relazione a sua volta rimanda a quella che può essere una questione sessuale, mi viene da dire se la questione sessuale inevitabilmente non rimanda nuovamente al corpo. Sì, certo. Quindi si crea una sorta, diciamo così, certo, di chiusura, certo, attorno al corpo. Certo, ma per esempio quello che mi capita di vedere quando dicevo, per esempio, che l'oggetto della pulsione è intercambiabile, pensavo due cose, che per esempio conosco delle donne anoressiche che sono iper performanti, come si dice oggi, come dire, lavorano un sacco, sono molto efficienti, insomma, no? E quello che mi colpisce è che stanno, non so neanche fisicamente, insomma, no? Ma questo è un fenomeno che si ritrova spesso nell'anoressia, come facciano anche a stare in piedi fisicamente, proprio nel senso di una sorta di energia sostanzialmente maniacale, insomma, no? Allora, anche lì c'è un uso, se vogliamo, del corpo, no? Ma non è un corpo che passa attraverso il riferimento alla sessualità, così come nella bulimia c'è gente che si droga di lavoro, no? Per dirne un altro. Dunque, dove qualcosa viene, come dire, ingerito, viene assunto in quel modo lì, insomma, no? Quindi il problema della sessualità introduce la dimensione del corpo in una dimensione privata nel senso estremamente personale, dove uno sostanzialmente è da solo, perché questo è il punto fondamentale. Nel lavoro uno fa un'attività prestazionale davanti agli altri. B pone il problema di un incontro che comunque sia, non c'è bisogno della psicanalisi per dirlo, ha un impatto soprattutto le primi incontri, che è sempre problematico e traumatico. Dunque lì si misura qualcosa di una differenza di alterità con l'altro. Allora, diciamola così, normalmente il soggetto, nel momento in cui incontra la sessualità, sperimenta questa dimensione traumatica che ha un suo riscontro a livello del simbolo. Non so, non me la sento, sono timido, quell'altro, birbim, biribom. Ora, qual è il problema del sintomo? Il problema del sintomo è che comunque tiene in causa la questione sessuale. Io ho avuto questo incontro che non è stato soddisfacente, però ritorno nel rapporto con l'altro, con quello che volete voi. Quindi il sintomo mantiene questo legame. Il problema di queste, patologie legate al corpo e all'anoressia bulimia, ma ci metterei anche le droghe per un altro verso, che cosa porta se non una rottura con la questione sessuale, con l'alterità? Dunque ripropongono una modalità di soddisfazione, la dico in senso lato, ma non in senso fisico, tra virgolette autistica, insomma, della sera non trovo il modo per non passare attraverso l'altro. E dunque lì si incista qualcosa, insomma, no? Quindi con la forma dell'ideale nell'anoressia, che quindi ce la faccio da sola. Viene in mente una cosa che è capitata questi giorni con un signore la cui moglie ha dei grossi problemi di anoressia. Questa donna è rimasta incinta e si poneva tutto il problema con la
Le cose più inquieta che se la signora non si nutriva metteva a rischio anche il problema della bambina che era nella pancia. E dunque tutto il problema di incontro della signora con la pediatra, mi raccomando, alimentazione, la dietologa e cose di questo genere. Il problema di questa signora era che, oddio, la pancia si vede, non si vede. Dopodiché la bambina è... La bambina è nata, lei la sta seguendo, la signora è stravolta, il marito dice come fa a non essere stravolta, dato che mangia una mela durante il giorno. E quindi poi dice, ma io ci possiamo far venire a casa una... perché lui va al lavoro, possiamo far venire a casa una babysitter, ma lei dice non vuole essere aiutata da nessuno. Faccio tutto io, e questo dice, come faccio tutto io? Se dicono sta in piedi, prendiamo qualcuno. No, faccio io. Quindi, come dire, tutto questo problema si ripropone poi nella dialettica effettiva con l'altro. E lui dice, continua a ridirmi, non sono troppo magra, ma sei magrissima. Cioè, quindi questa questione diventa un punto non da poco nella relazione con l'altro. Credo però sia importante anche esplorare l'altro versante, perché in fondo l'anoressia fa, proprio per il motivo che dicevo prima, fa parlare di più. Se vogliamo, pone, come dicevo prima nell'intervento che aveva fatto Sara, no, Laura, il problema di una certa, come dire, tenuta, interrogazione, prestanza rispetto a tutto questo, no? Laddove invece la questione bulimica spalanca un universo depressivo molto forte in molte situazioni, dove, diciamola così, se l'ideale in fondo realizza qualcosa di alto, di metaforico, eccetera, la bulimia mostra una deriva metonimica più povera, sostanzialmente di un incollamento all'oggetto, come se ripristinasse tutto questo dramma dello svezzamento. Tema che poi, voglio dire, per altri versi può essere trasversale anche rispetto all'anoressia. Mi viene in mente una ragazzina anoressia che io seguo in supervisione, peraltro una ragazzina che viene in una situazione particolare, cioè dal Centro Africa, dove il problema della fame era il problema della fame reale, insomma, no? E dove la madre a un certo punto prende il ciuccio della bambina che la bambina si portava in bocca, dunque come se fosse un pezzo del seno della madre. La madre prende una forbice e glielo taglia, senza una parola. Dunque questo segnano un poco di come poi tutta questa dinamica si sviluppa o meno nel soggetto in quanto tale. Ma comunque il tema della noia, della depressione, ovviamente la poesia di Leopardi, del canto del pastore in Asia, pardon, dove come dire, lui immagina la pecora che non si interroga sul dolore di vivere, insomma, come direbbe, sul male di vivere, come direbbe Montale. Dunque c'è questa deriva, no? C'è questa deriva del fatto che il soggetto è stato poco sostenuto in qualche modo dall'altro. Quindi un po' di depressione va anche bene perché è creativa, ma il troppo diventa frustrante, no? Diventa mortifero. C'è da dire che quando il genitore, per esempio, vuole liberarsi del bambino che gli pesa, eccetera, gli dà degli oggetti, lo riempie con delle cose, no? Oggi poi questo è molto in
in sintonia con la deriva consumistica, no? Prendi, compra, acquista, prendi, compra, acquista, prendi. E da questo punto di vista potremmo intendere un po' il discorso sociale come, come dire, un discorso che si sta strutturando attorno, no? Ad un funzionamento tipico, diciamo così, di alcuni disturbi appunto alimentari. Se da un lato abbiamo questo eccessivo più del compra, consumo, eccetera, se vogliamo un po' come nella bulimia, dall'altro lato anche fenomeni di ritiro sociale, di isolamento, di chiusura verso il, diciamo così, il polo negativo, potrebbero fare una sorta di contraltare. Ma secondo me, se posso fare una cosa polemica, lo potremmo fare anche nell'ambito psi. Perché in fondo, allora, ritorniamo sulla questione dello svezzamento. Allora, svezzamento cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente la parola, e questo sarebbe molto interessante porre tutta una questione sull'infantile. Infas vuol dire colui che non parla. Allora, la questione che va sul parlare, che cosa implica? Implica il fatto che per parlare il bambino o la bambina, non cambia nulla a questo livello, deve svuotare la bocca. Talvolta qualcuno l'avrà sentito dire anche dai propri genitori quando era piccolo, finisce di mangiare, svuota la bocca perché non si capisce quello che dice. Perché uno boh così, no? non parla in maniera chiara. Allora, questo pone una questione anche rispetto alle scuole psi, no? Nel senso che secondo me abbiamo due grandi filoni. Un filone che io trovo molto pericoloso, che però va molto, che è un filone naturalista, il cui riferimento, per fare nome e cognome, è Bowlby, dove la teoria dell'attaccamento presuppone una logica naturalista, che è quella della, come dire, delle scimmie di Allo, insomma, no? Di quello che sta attaccato all'altro, no? E che quindi, sulla base di non so quale processo metonimico, dovrebbe, come dire, il soggetto dovrebbe arrivare a parlare. E tutto questo, c'è tutta una deriva. Le coccole, il fatto che l'allattamento sia naturale, che decide il bambino, quando è il suo tempo, c'è tutta una deriva, no? Che in qualche modo sospende il ruolo dell'altro e nel ruolo dell'altro mette un'ideologia della natura. La deriva invece lacaniana, ma mi verrebbe da dire freudiana, freudiana anche nel senso che Freud era ebreo. È una cosa così, un ebreo secondo me non poteva accettarla. Nell'idea freudiano-lacaniana c'è l'idea che il linguaggio è un taglio. Dunque che il linguaggio non esce attraverso una deriva naturalistica, ma il linguaggio è una rottura del naturale. Un grande pensatore del Novecento, anche lui ebreo, che per altri versi è un po' un gemello, tra virgolette, di Gramsci, che Walter Benjamin, diceva: la natura è triste perché è muta, perché non parla. Dunque, il problema del linguaggio introduce una rottura. E se voi andatevi a leggere Freud, mi sembra dell'ILS, dice che l'identificazione precede la relazione oggettuale. Cioè, lui dice che è una cosa un po' particolare. L'identificazione cosa vuol dire? Che il bambino si identifica, lui dice, al padre della propria preistoria, e queste sono cose un po' strane, ma mi verrebbe da dire, il bambino si identifica al linguaggio e accede alla relazione oggettuale, cioè per dire la tetta, attraverso il fatto che è regolato dal linguaggio. Quindi è qualcosa che si oppone alla fisicità della tetta, mentre il che è l'opposto della deriva naturalistica. Dunque, è attraverso, l'adulto direbbe, la comunicazione sottile, cioè il fatto che l'adulto dice: questo cucchiaio è per la mamma, questo è per il papà,
questo è per lo zio, e così dicendo, introduce il cibo assieme alla simbolizzazione, insomma, no? Non è tutto il solo la dimensione orale, altrimenti la dimensione orale è il vampiro, il bambino non ne basta mai, non ne basta mai ancora, perché scoppia, no? Allora, dunque, o come fa anche la madre anoressica, mangia. Dunque, tornando a noi, l'idea che Freud la compongono è che il linguaggio, Lacan dirà addirittura che il linguaggio è un piccolo trauma per il bambino. Lui fa un gioco di parole, è un traumatismo, gioca tra la parola trauma e la parola true è buco in francese. Dunque, introduce un buco nel linguaggio, qualcosa che manca. Mentre invece l'ipotesi naturalistica introduce sempre un pieno. Ma sono due logiche diverse. Non so se è chiaro quello che voglio dire. È molto, molto interessante, sarebbe appunto bello proporre questo tema, diciamo così, su una sorta di tavolo di lavoro per confrontarsi. No, un tema importante perché tocca questioni che non sono solo psicologiche, sono questioni anche etiche e politiche. Per questo credo che il punto è fondamentale. Altrimenti è il motivo per cui dicevo, sia l'anoressia che la bulimia sono due risposte regressive. Regressive cosa vuol dire? Che nel momento in cui il soggetto è chiamato a guardare avanti, guarda indietro, si gira indietro. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche intervento? Spero di non aver zittito. Beh, se non ci sono interventi, questioni o altro, direi che possiamo terminare qui questo terzo appuntamento, ringraziando ancora una volta da parte di Psicomunet e Comunet il dottor Angelo Villa per questo interessante lasso di tempo che abbiamo trascorso insieme. E vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà il 21 giugno e il tema che tratteremo sarà l'ansia. Quindi vi ringraziamo e alla prossima. Grazie ancora, dottore. Grazie a voi, buona serata. Ciao, arrivederci. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie.